È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 35. La tazza le bruciava sotto ai palmi, ma l'aroma di caffè faceva sparire un qualsiasi tipo di dolore. La casa di James, osservata dopo ore di infinito silenzio, sembrava una catapecchia da quattro soldi, costruita da lui stesso, priva di quadri, foto o ricordi. Ma Lux pensò che magari di ricordi non ne aveva. L'uomo era seduto davanti al tavolo rotondo, posto in fondo al salone, vicino alle scale che portavano al piano di sopra. Sorseggiava il suo caffè senza zucchero e osservava i suoi ospiti con un certo tepore in volto. Aveva persino messo il cappello portafortuna, adornato da una vecchia piuma, come per proteggersi da tutti i brutti ricordi che gli esperimenti avevano portato con sé, perché nel volto di quei ragazzi lui vedeva solo quello. Vedeva solo i villains. Poi guardava Luxia e non poteva fare a meno di chiedersi come debba essere stato per lei vivere in quelle condizioni. Sua figlia, che per colpa sua aveva dovuto subire un qualcosa che lui aveva vissuto sulla propria pelle. Ma la dura verità era che lui non sentiva quel legame che si sarebbe dovuto instaurare fin dalla nascita, ed averla davanti non faceva altro che rendere questo sentimento ancora più difficile da raggiungere. Io ho controllato i suoi dati, signor Collins. C'è scritto che lei non ha avuto solo Luxia, ma anche un altro figlio. Possibile che sia qualcuno degli esperimenti? Chiese Dave interrompendo bruscamente il silenzio, tanto che accanto a lui Will si sentì violato dalla sua pace e armonia. James spostò lo sguardo da sua figlia al ragazzo. Dammi del tu, disse per poi continuare. Sì, è possibile. Anzi, è certamente così. La madre di Lux era quella più difficile nel Millennium. Era forte sotto ogni punto di vista. Niente riusciva a ferirla, ed io ero come lei. Ho sperimentato nel corso della mia adolescenza qualsiasi tipo di stupefacente, e quelle sostanze che un tempo ci somministravano non erano altro che droghe. Con qualche modifica sulle conseguenze che avevano sulla persona, dovevano farci diventare aggressivi, arrabbiati. E per alcuni funzionava. Ma per me Diane non era così. Io ci ero abituato. Il mio corpo amava nutrirsi di quella roba. Ma Diane, lei era diversa, come se fosse nata per quello. Come se il suo corpo respingesse ogni sostanza senza alcun problema. Si liberava di tutto. Riusciva a fuggire ogni volta che la rinchiudevano da qualche parte. Eravamo quelli che la signora Plum temeva di più. Per questo ha fatto sì che lei rimanesse incinta di me. Faceva parte del suo percorso dei 5 punti, spiegò rammentando quei giorni lontani con un sorriso in volto. Con Evelyn fu diverso, ci amavamo, lei era così fragile. Gli esperimenti l'avevano distrutta a tal punto da aver perso la testa. Ma quando era con me era come se tornasse ad essere la dolce ragazza spensierata. Fu inevitabile, facemmo l'amore e lei rimase incinta. Un maschio. La signora Plum era così arrabbiata da averla portata via da me per mesi. Quando la rividi era al 5° mese di gravidanza. I bambini che nascevano ci venivano portati via subito. Nemmeno il tempo di guardarli in viso o di poterli stringere tra le braccia. E ogni volta che accadeva, ognuno di noi moriva in parte. Io sono morto 2 volte, ma Evelyn non la superò mai, disse poggiando la tazza ormai vuota sul tavolo. E loro che fine hanno fatto? Chiese Harry osservando il liquido scuro della tazza mentre l'odore pungente lo investiva in tutta la sua amarezza. L'uomo tolse anche il cappello, passandosi una mano tra i capelli. Tutti morti, confessò facendo una smorfia. L'ultimo giorno ci fu una rivolta, ci eravamo messi tutti d'accordo. Li avremmo uccisi uno per uno e ce ne saremmo andati via lasciandoci alle spalle tutto. Io ed Evelyn ce l'avevamo quasi fatta, ma la presero ed io non ebbi il coraggio di tornare indietro a riprenderla. Li vidi cadere a terra
esalare i loro ultimi respiri e me ne andai. Cambiai d'identità e mi costruii un passato da cui non dover scappare. Mi arruolai nell'esercito. Solamente 2 anni di servizio e adesso faccio il poliziotto. Mormorò alzandosi. Ogni giorno faccio ricerche su quella donna. Cerco di trovarla, ma è come se fosse sparita, come se il Villennium non fosse mai esistito. E adesso, eccovi qui. Lux si schiarì la voce. Eva ci ha convinti di essere in quell'istituto con la scusa di una malattia mentale che ci ha spinti ad essere pericolosi per la società. Questa signora Plum ha fatto lo stesso con voi? Chiese per poi far scivolare in gola l'ultimo sorso della bevanda calda. Il nostro era un collegio, una soluzione per ragazzi difficili. Eravamo solamente ragazzi piccoli, ribelli, disposti a commettere degli errori per imporsi nella società. Nulla che però avesse come soluzione lo sfruttamento dei nostri corpi per sperimentare l'inizio di un'era che non sarebbe mai nata comunque. James riuscì solo allora a rivedere la giovane Diane in Lux, con quei suoi occhi verdi adornati da pagliuzze verdi e le sue labbra carnose e piene, bella come sua madre. Eva, hai detto. Dovevo aspettarmelo. Era l'apprendista della signora Plum, innamorata di tuo padre, per l'altro. Disse indicando Harry, facendo corrugare la fronte al ragazzo. Mio padre. Chiese con aria visibilmente confusa. E James annuì. Sei proprio uguale a Finn. Quasi 2 gocce d'acqua. Disse avvicinandosi all'unico mobile presente nella stanza. E aprì un cassetto causando un rumore stridulo che si espanse tra quelle mura. Tirò fuori da lì una vecchia foto dai colori sbiaditi per via del tempo e gliela passò. Essa ritraeva James e Finn. James era rimasto uguale a come era allora, con più barba forse e con i capelli più liberi rispetto a come erano in quella foto, tenuti all'insù da una dose eccessiva di cera. Finn invece aveva una chioma folta di capelli ricci e scuri, un sorriso grande e 2 fossette a caratterizzarlo, gli stessi occhi verdi e ciglia lunghe che aveva Harry. E per un momento il ragazzo credette di poter morire lì, su quel divano, dalle molle sporgenti. Era il mio miglior amico. I nostri genitori ci avevano mandati al Villennium perché avevamo derubato un piccolo supermercato sulla statale. Una rapina con un coltello giocattolo, nulla di che, disse incrociando le braccia al petto. Azura ebbe finalmente la certezza del fatto che lei non aveva ucciso Skylar e che la piccola era ancora viva da qualche parte. Ma sapere di averla lasciata con dei dipendenti di Redwood la terrorizzava a morte. Capì anche che lei non era sua sorella e che nessun legame di sangue le univa, ma era pur sempre una bambina e non avrebbe lasciato per nulla al mondo che venisse ferita. Quindi adesso cosa facciamo? Li denunciamo? Chiese Azura guardando l'uomo che in un certo senso le aveva salvati. Denunciare, ripeté abbozzando un sorriso. Loro sono la legge. Credi che sia facile rinchiudere dei ragazzi in un istituto, rapirli alla nascita e poi denunciare? Eva è una calcolatrice. Avrà previsto anche questo e avrà anche qualche dipendente in quell'ambito, disse portando le dita a strofinare la barba. Ho una casa in campagna abbastanza grande. Ci sposteremo e inizieremo con gli allenamenti, disse annuendo. Will per poco non fece cadere la tazza a terra. Allenamenti, mormorò guardando l'uomo. Esatto, combatteremo e porrò fine una volta per tutte a tutto questo. Una volta per tutte. Tutte quelle morti non saranno invano. Poi continuò. Dovreste riposare. Ci sono 3 camere e basta. Dovrete condividerle. Io dormirò sul divano, disse indicando il divano dove erano seduti Lux, Dave, Azura e Will. Ma prima che potesse dire altro, dalla porta entrarono Elise e una ragazza bionda, che Elisa aveva incontrato davanti al cortile e si erano avviate verso l'entrata insieme. Elise si era offerta di andare a parcheggiare il veicolo in modo più appropriato e di far sì che non desse nell'occhio, ma di certo non credeva di trovarsi una donna a fissarla per tutto il tempo. Emma, disse sorridendo forzatamente, loro sono i figli di alcuni amici, sono stati derubati e avevano bisogno di un posto dove stare per la notte, disse giustificandosi in fretta. La donna era magra e bassa, il viso dai lineamenti dolci e 2 occhi scuri e labbra sottile, ma il suo sguardo era dolce come pochi. È un bene che siano riusciti ad arrivare fin qui, sorrise e osservò le tute sporche dei ragazzi.
Sapeva riconoscere una bugia dopo anni passati al fianco di James, ma di fare domande davanti a quei ragazzi non ne aveva proprio voglia. Ma quando i ragazzi si congedarono, per James iniziò un lungo interrogatorio. Questo non prima che Emma si fosse assicurata di lasciare dei vestiti puliti per ognuno di loro. Elise e Will si ritrovarono a condividere la stanza e per quanto lui non fosse un problema, lei si sentiva terribilmente a disagio, dato che dopo aver fatto una doccia calda si costrinse a mettersi in un angolino del letto ben lontano dal corpo di Will, che però riuscì a farla sentire a suo agio dopo qualche battuta stupida. Per Dave e Azzurra invece condividere lo stesso letto non fu un problema. Parlarono per delle ore infinite, arrivarono persino a parlare di un possibile futuro insieme, in una piccola casa in una cittadina sperduta, vicino ad un lago possibilmente, e magari con due bimbi a correre loro tra i piedi, e si addormentarono così, con speranze che adesso non sembravano bruciate. La fila per farsi la doccia fu così lunga che quando Lux si ritrovò per ultima nel bagno sospirò di sollievo. Con l'acqua calda a scorrere sulla pelle si liberò di tutte le paure e si convinse che d'ora in poi tutto sarebbe andato per il meglio. Ma non riusciva a fare a meno di chiedersi che tipo era sua madre. Se oltre a tutta quella forza e a quel coraggio fosse magari riuscita a provare un briciolo d'amore come lo stava provando lei. Quando tornò in camera si lasciò una scia di goccioline per terra causata dalle punte dei capelli bagnati. Harry era davanti alla finestra ad osservare la strada vuota e tranquilla e nonostante quella non fosse casa sua si sentiva bene al suo interno. Lux si chiuse la porta alle spalle. «Cosa credi che intendeva James per allenamento?» chiese avvicinandosi a lui e mettendosi al suo fianco, beandosi della visione delle case con ancora tutte le luci accese al loro interno, il calore di una famiglia a colmarle, e niente Redwood. «Quello che pensi tu, ma so quello a cui stai pensando, e no, James, tuo padre voglio dire, non ci sta usando. Ci aiuterà a migliorare le nostre abilità e a sfruttarle per salvare gli altri», disse guardandola. I vestiti di Emma le stavano alla perfezione. Lui non poteva dire lo stesso. I vestiti di James gli stavano più che larghi. Credevo fosse quello che volevi. Ed è così, ma mi viene da pensare se ci si possa fidare di lui. Non lo conosciamo nemmeno e per quanto possa essere mio padre, non posso dire di fidarmi al 100%, ammise strofinando le mani tra di loro. Devi avere più fiducia, Lux. Hai un ottimo sesto senso. È per questo che siamo qua. Fidati del tuo istinto, disse sorridendole, uno di quei tipici sorrisi che la disarmavano completamente. Forse hai ragione, dovrei pensare di meno. L'unica cosa che conta è che siamo fuori di lì, tutti insieme, disse prendendogli la mano e facendo intrecciare le dita con le sue. Harry le accarezzò la mano con il pollice e si schiarì la voce prima di parlare. «Ricordi quando ti ho detto di voler lasciarmi il passato alle spalle e di voler ricominciare da capo?» chiese senza smettere di guardarla. E lei annuì. «Lo voglio ancora, ma lo voglio con te. Ricominciare da capo, a costruirmi una vita. Ma non voglio farlo senza di te. Tutto ciò che ti chiedo è di fare attenzione alle scelte che prenderai d'ora in poi, perché sappi che se dovesse succederti qualcosa...» Non riuscì a completare il suo discorso perché le labbra di Lux si premettero contro le sue. Le mani di lei si misero dietro la sua nuca e non ci volle molto affinché Harry le circondò la vita con le braccia avvicinandola a sé. Perché ogni bacio con Luxia era come il primo ogni volta, la stessa sorpresa e lo stesso calore alla bocca dello stomaco che si espandeva e gli faceva perdere completamente la testa. Le mani di lei si mossero dal collo ai capelli, incastrandone qualche ciocca tra le dita e facendo inaspettatamente gemere il riccio che quasi arrossì per la sua debolezza. Ma questo spinge entrambi a farsi più vicini, facendo aderire il corpo l'uno dell'altro. Harry sentiva ogni sua forma premere su di sé. Avanzò fino a farle poggiare la schiena alla parete, così da assicurarle maggiore stabilità per quello che stava per fare. Le sue labbra percorsero la mascella fino a scivolare sul collo, lasciando dei baci umidi. Le sue mani si nascosero nella sua maglietta stringendole piano i fianchi. Le labbra di Lux si erano schiuse per tutte quelle sensazioni che baci e carezze le stavano causando. Gli occhi erano serrati. Se era un sogno, non voleva svegliarsi più. Voleva fermare il tempo così. Harry le morse piano un lembo di pelle,
prima di iniziare a succhiare e lasciargli un segno che difficilmente non si sarebbe notato domani mattina. Lux boccheggiò cercando di prendere aria, un'aria che Harry le stava prepotentemente rubando. Poggiò le mani sulle spalle mordendosi con forza il labbro e di ragazzo le sfilò via la maglietta, così in fretta da lasciarla letteralmente a bocca aperta. Era senza reggiseno e quella scoperta per lui fu un totale invito a continuare, ma non riusciva a smettere di guardarla, lei con le guance arrossate e le labbra gonfie per i suoi baci. Portò le mani poco sotto il suo sedere e l'alzò facendole circondare la propria vita con le gambe. Prese a sfiorare ogni minima parte della sua pelle scoperta. Lux si sentì bruciare e l'attesa a cui era sottoposta era troppo. Fece scontrare le loro bocche ancora una volta. Le loro labbra si mossero di nuovo in sincronia, ma questo era un bacio tutto meno che innocente. Le loro lingue iniziarono a stuzzicarsi e a rincorrersi. Harry portò entrambi sul letto, facendo distendere lei sotto di lui, e continuò a baciarla tenendosi sugli avambracci. Questo prima che anche Lux fece sparire la maglietta di lui sul pavimento. Adesso poteva vedere i tatuaggi di Harry da vicino e la voglia di sfiorarli si ripresentò così intensamente che le mani si posarono sul suo torace, facendole scivolare fino al tatuaggio della farfalla. Harry si liberò anche dei pantaloncini neri che tanto gli stavano larghi e rimase solo con i boxer grigi dove già erano visibili i segni della sua eccitazione. Si portò vicino a lei facendo sfiorare i loro nasi. «Posso fermarmi se lo vuoi», mormorò a pochi centimetri dal suo viso. «È che non ho mai...» Ma non riuscì a completare la frase per vergogna. Non credeva nemmeno che sarebbe mai arrivata così in là con un ragazzo. Ma con lui era tutto semplice ed Harry a quella mezza risposta sorrise baciandole una guancia. «Voglio solo che tu sia mia, in questo e tutto ciò che ne comporta», disse guardandola. E con quello Lux lo aveva capito. Si erano appena fatti una promessa che nessuno dei due avrebbe mai infranto. Lux annuì facendogli capire di poter proseguire ed Harry prese a sfilarle i pantaloncini con così tanta lentezza da farla svenire e infine le tolse anche le mutandine. Si prese qualche secondo per reprimere un qualsiasi pensiero che avrebbe potuto rendere eccessiva la prima volta di Lux. Si tolse i boxer e Lux trattenne il respiro quando con estrema gentilezza Harry iniziò ad entrare in lei. Quella notte non si promisero solo di non lasciarsi più andare, ma che avrebbero fatto parte l'uno dell'altro, così come era stato in quella notte. Lux sussurrò il suo nome tra un gemito e l'altro ed Harry non riusciva più a pensare. Aveva perso se stesso, ma quella ragazza adesso gli stava dando una seconda possibilità. E mai avrebbe permesso che gliela portassero via, perché adesso era ufficiale. Era sua.